Buonasera, sono l'ingegner Cifaldi e sono, oltre ad essere un produttore di calcestruzzo, sono un associato dell'ATECAP, che è l'Associazione Nazionale dei Produttori di Calcestruzzo, che fa parte di Federbeton, che è la federazione di Confindustria che rappresenta proprio i produttori sia di calcestruzzo che di cemento, e fa parte di ERCO, che è l'Associazione Europea dei Produttori di Calcestruzzo, di cui ci ha parlato prima l'ingegner Borroni. Allora, l'ATECAP da sempre, oltre 30 anni, ha supportato noi produttori di calcestruzzo cercando di promuovere la cultura e il costruire sano in calcestruzzo. Okay. Molti dei dati sono stati presi dal rapporto di sostenibilità redatto da Federbeton, dove è stato fatto uno studio proprio sull'ecosostenibilità di questo materiale attraverso un campione di produttori di calcestruzzo significativo. Allora, il calcestruzzo, come è già stato spiegato abbondantemente dai miei predecessori, è un materiale di costruzione molto versatile che può essere utilizzato dai progettisti per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Oggi parliamo di un calcestruzzo e dell'innovazione di questo prodotto che deve tendere a un'ecosostenibilità della produzione. Ha molte diciamo, caratteristiche intrinseche. Una delle tante, come è stato detto, è quella della resistenza a fuoco. Oggi è cronaca di questi giorni dove il fuoco è un elemento che può creare gravi problemi, sia strutturali che non. Abbiamo avuto il crollo del ponte dell'industria su Roma qualche giorno fa, mentre a Milano la Torre di Moro abbiamo visto questo effetto camino, quindi spettacolare dal punto di vista forse della visibilità, un po' meno dei contenuti, dove una struttura di 60 metri molto spesso realizzata in acciaio, magari oggi stiamo parlando del crollo di struttura e non di materiale non ignifugo, solo della parte di copertura. Mi ha anticipato un po' sulla produzione del calcestruzzo e quello che si può realizzare. Io ho qualche esempio dove possiamo parlare di tante strutture che qualcuno non sa neanche che sono realizzate in calcestruzzo o in parte o in toto. Il ponte più alto del mondo è il viadotto Millau, è alto 343 metri, circa 19 metri in più della quota della punta toccata dalla Torre Eiffel, per avere un'idea di grandezza. Sono stati realizzati 7 piloni in calcestruzzo di un'altezza fino a 245 metri. La cosa particolare è che sono stati gettati per 4 metri di altezza ogni 3 giorni. Questo vuol dire che è stato realizzato un calcestruzzo e progettato un calcestruzzo ad hoc per permettere quindi di gettare in altezza dopo solo 72 ore di maturazione. La precisione che si è riuscito a ottenere perpendicolare è di solo 2 cm su 245 metri, chiunque può calcolare quanto è basso lo scarto. Il ponte più lungo del mondo, il ponte di Hong Kong Zhuhai Macao, è lungo 55 km, ha delle tratte di ponte, la più lunga 29,6, ed è stato realizzato anche un tunnel sottomarino di 6,7 km collegato tramite due isole artificiali realizzate nella parte più bassa del mare di 100.000 metri quadri l'una. La particolarità di questo ponte sta nella progettazione, dove è stato progettato per resistere a un terremoto di magnitudo 8.0, l'Aquila, se non sbaglio, era 6.9, per avere un'idea di grandezza, a un tifone di importante entità e soprattutto all'urto di una nave cargo di 300.000 tonnellate. Il Burj Khalifa Tower, oggi la costruzione più alta al mondo, 829 metri, è realizzata in calcestruzzo. È stata realizzata una palificata di 192 pali da 1,5 metri di diametro e profondità 50 metri per un totale di 45.000 metri cubi di calcestruzzo gettati in opera. Allora, avere una struttura che incide in un'area così circoscritta come fondazione, oggi non utilizzare il calcestruzzo credo sarebbe impossibile da realizzare. Ha un altro primato, oltre a quello dell'altezza, che è quello del getto più alto realizzato, 601 metri da terra. Prima apparteneva al Taipei 101, dove si era arrivati a 470 metri di altezza. La costruzione più alta del mondo sarà anche in calcestruzzo, che è la Jeddah Tower. Oggi i lavori sono bloccati dal 2017, supererà il chilometro, dovrebbe essere circa 1.008 metri. I lavori, come ho detto, sono fermi dal 2017,
come si può notare, a volte i problemi non sono solo di natura tecnica. Infatti la struttura in progettazione doveva costare circa 1.300.000.000 di dollari, oggi si è stimato che possa arrivare a circa 2 miliardi di dollari per il completamento. È stato utilizzato per la vicinanza al mare un calcestruzzo ad alta resistenza cilindrica di 85 megapascal che sia impermeabile. La galleria più lunga al mondo, l'Erdal in Germania, realizzata negli anni 2000, è lunga 24,5 km ed è un record che prima appartiene alla galleria svizzera del San Gottardo. Anche in Italia abbiamo delle espressioni, diciamo, della grande progettazione in calcestruzzo. Una di queste, diciamo, una delle più recenti, è quella della City Life a Milano, dove sono stati realizzati 3 torri del complesso residenziale che prendono anche il nome dei loro progettisti e architetti, la Torre Hadid, Isozaki e Libeskind. Il Mose di Venezia, oltre ad essere molto chiacchierato sicuramente per i costi e per la tecnologia forse utilizzata per risolvere il problema dell'acqua alta a Venezia, ha visto, oltre alla realizzazione di paratoie, quella dei cassoni, adagiati quindi in una trincea marina. I cassoni hanno delle dimensioni, quello più grande di 60x36x12 metri, sono stati realizzati tra le 15 e le 23 fasi di getto con calcestruzzi SCC, perché c'è un'alta densità di armatura, arriviamo circa a 500 kg per metro cubo. Una struttura ordinaria già ben armata sta tra i 50 e i 70 kg per metro cubo, quindi era necessario avere un calcestruzzo autocompattante che potesse chiudere tutti gli spazi. Un'altra è quella del Maxi a Roma, per me è proprio l'emblema del costruire in calcestruzzo architettonico. Infatti l'architetto Hadid ha cercato di sovrapporre con calcestruzzi l'intreccio di volumi e forme, dando una trama spaziale e funzionale alla struttura. Sono stati realizzati 50.000 metri cubi di calcestruzzo chiamato 3SC, perché è un particolare calcestruzzo che è self-compacting, compressing e curing, cioè autocompattante, autocomprimente e autostagionante. L'ultima, diciamo, per la bellezza è la stazione di Afragola a Napoli, che è stata realizzata per l'alta velocità. Allora, il calcestruzzo è un materiale che è vero che è capace di durare del tempo, molto, è utilissimo per realizzare qualsiasi tipo di costruzione, però oggi ci si chiede quanto sia ecosostenibile. Ritengo, come è stato detto precedentemente, che fosse uno dei materiali più ecosostenibili se parliamo di calcestruzzo. Diverso è il mercato, il mondo del cemento. Infatti il calcestruzzo ha un ciclo di vita che può essere chiuso, infatti può essere realizzato, prodotto, messo in opera e a fine vita riutilizzato anche nello stesso ciclo. La sua durabilità permette quindi di avere poche opere di manutenzione e quindi di ridurre al minimo le emissioni di CO2, ma permette soprattutto, ha una durabilità che ritengo contagiosa, perché viene utilizzato oltre per l'uso strutturale anche per proteggere altri materiali da costruzione che sono l'acciaio, materiali compositi, e quindi aumentarne la vita utile degli stessi. Per prendere qualche numero, sono stati investiti nel triennio dal 2017 al 2019 110 milioni di euro in tecnologie innovative, 420.000 tonnellate di combustibili di recupero sono stati utilizzati al posto di quelli fossili, sono stati utilizzati dei materiali alternativi o recuperati per 1,6 milioni di tonnellate, mentre la CO2 non emessa in atmosfera è di 311.615 tonnellate nell'anno 2018, quindi il 12% in più come performance ambientale rispetto all'anno prima. Ora, possiamo dire che l'Italia sta creando un processo di miglioramento dal punto di vista ambientale. Ritengo che questo miglioramento sia lento rispetto ad altre nazioni europee, dove ad esempio la sostituzione del CSS per la combustione, quindi materiale da combustione di recupero, oggi si aggira attorno al 20-25%, in altre nazioni come la Germania, l'Austria, la Polonia, arriviamo tra il 60 e l'80%, quindi siamo abbastanza indietro da questo punto di vista. Tipologie di calcestruzzi che possono essere definite ecosostenibili. Primo tra tutti, secondo me, il calcestruzzo drenante. È stato ideato e progettato ad hoc proprio per permettere alle pavimentazioni, dal punto di vista della sicurezza, di non rimanere bagnate dopo gli eventi atmosferici. Permette l'approvvigionamento diretto dell'arredo urbano di acqua e soprattutto effettua un filtraggio degli idrocarburi e delle sostanze come metalli pesanti quando l'acqua, diciamo,
attraversa, quindi travasa questo massetto. È stato progettato senza fini o con bassa percentuale di fini, raggiungendo così una miscela che abbia all'interno il 15-25% di vuoti. Per rendere l'idea a chi diciamo magari mastica poco questo tipo di prodotto, potremmo fare un'analogia con il cioccolato. Sulla sinistra vediamo un cioccolato classico, che può essere definito come il calcestruzzo classico, mentre sulla destra abbiamo un cioccolato Nippon, quello con riso soffiato, che può essere definito come il calcestruzzo drenante. Dà proprio l'idea di quello che effettivamente poi si va a realizzare in calcestruzzo. Un altro tipo di calcestruzzo ecosostenibile, architettonicamente molto valido per qualsiasi uso, è quello fotoluminescente. Infatti si riesce con delle trasformazioni a far reagire gli alluminati con il vetro, anche il vetro di riciclo, si creano quindi degli aggregati che riescono a riemettere luce dopo averla assorbita. La fonte luminosa, che sia naturale o artificiale, deve venire meno, e quindi nel momento in cui abbiamo questa assenza di fonte luminosa è la stessa pavimentazione che la riemette. Viene utilizzata per le piste ciclabili, quindi per la mobilità lenta, ed è una fonte sostenibile e naturale. Un altro tipo di calcestruzzo ecosostenibile è quello fotocatalitico, infatti accelera quel processo di assorbimento della CO2 grazie alla fotocatalisi, che è una reazione che permette quindi di decomporre gli agenti inquinanti e ne evita l'accumulo. Il beneficio utilizzato per molti materiali per l'antisporcamento, qui si affianca anche il fattore antinquinamento. L'ottimizzazione dei processi è quell'atto dovuto a ottimizzare tutti quelli che sono i processi costruttivi o di preparazione. Come è stato già mostrato, diciamo, quello è un record assoluto, quindi il getto più lungo e più grande del mondo è stato realizzato a Milano, sono 33.006 metri cubi realizzati in 94 ore, messi in opera in 94 ore, ha permesso quindi, oltre a dei benefici economici, anche dei benefici ambientali. Perché quello che si è fatto in 94 ore doveva essere svolto in 3 mesi, e quindi sicuramente le emissioni di CO2 sarebbero state superiori, quindi anche dal punto di vista ambientale oggi ottimizzare tutti i processi serve a dare un risparmio dal punto di vista ambientale. La progettazione dei processi però deve vedere l'unione tra vari fattori, dove oggi non solo le grosse aziende possono affiancarsi, ma anche il normale produttore sta cercando di elevare il suo standard produttivo per cercare di migliorare infatti questi processi di messa in opera. L'unica cosa che serve ai produttori di calcestruzzo per modificare questa produzione è quella di modificare la propria forma mentis produttiva. I calcestruzzi a basso calo di idratazione permettono quindi uno sviluppo nelle reazioni di idratazione di basso calore, quindi migliorarne sicuramente le performance. Questo può avvenire attraverso l'utilizzo di cementi che sviluppano poco calore, quindi hanno una minore quantità di clinker all'interno. Si può fare ciò cambiando un attimo la mentalità della produzione del cemento, quindi trasferire a elementi naturali o di recupero, quali pozzolane, ceneri rotolanti, loppe di altoforno, le attività idrauliche del cemento, e quindi ridurre la percentuale di clinker sugli stessi, riducendo così sia le emissioni di CO2 che il calore di idratazione. Per quanto riguarda invece i produttori di calcestruzzo, è importante iniziare a utilizzare degli aggregati di riciclo. Questo permette di evitare di produrre rifiuto e di utilizzare materia prima, quindi non approvvigionandosi da risorse naturali. L'innovazione e la ricerca consentono quindi di offrire ai materiali dei processi sempre al passo con le esigenze della nostra edilizia. Il calcestruzzo credo che sia uno dei materiali che è rivolto al futuro ed ha moltissimo da offrire, va solo progettato e coordinato. Grazie per l'attenzione.